quest'anno vale la regola anche nel basket che insomma, quando si cambia tecnico la squadra risponde sempre alla grande. Avete disputato veramente una partita incredibile, così come la Viola che è andata vicina all'impresa della rimonta, una gara senza tregua, senza un attimo di tregua, veramente una gara bellissima, un vero derby. Sì, penso che hai centrato proprio l'obiettivo. Cioè, poi abbiamo vinto noi, a noi servivano tantissimi punti, ma è stata una partita bellissima, senza respiro, con continui cambi di situazioni nella partita. Io penso che la differenza l'ha fatta il cuore nostro oggi, perché obiettivamente la squadra ha tirato fuori, soprattutto nel momento di difficoltà, perché noi siamo stati bravi a prendere un vantaggio importante, però poi chiaramente non abbiamo avuto in questo momento la serenità e la lucidità di mantenerlo. Quindi quello lo possiamo fare, quello lo possiamo fare. E quando la partita si è messa difficile, siamo andati anche sotto con un vantaggio di 14 punti, di 15 punti, lì secondo me abbiamo tirato fuori quella voglia e quella volontà che avevamo di vincere questa partita. Al microfono di RTC, Radio Tele Calabria, coach Bolignano. Coach, avete compiuto un'autentica impresa, specie nell'ultimo quarto, non completata di fatto per due tiri liberi falliti. Ah, sapevamo sicuramente che era un'impresa ardua per tante motivazioni. Catanzaro che ritorna al completo, rinforzata da Franco, rinforzata dall'innesto di battaglia già da un paio di partite. Una pallacanestro Catanzaro che nell'ultima partita in casa contro Molfetta ha dimostrato sicuramente di essere una squadra che ha tutti i numeri, secondo me, per potersi giocare al meglio questo campionato. E noi purtroppo oggi arrivavamo qui sapendo che ci mancavano comunque delle pedine importanti. Intanto ci mancava il nostro miglior giocatore per infortunio, e ci mancava anche Sebra, che è il nostro tre titolare. Quindi avevamo delle rotazioni abbastanza risicate, sapevamo che dovevamo sprecare tanto dal punto di vista delle energie. Sicuramente nella parte iniziale, prevedibile, come già avevo detto in settimana, che Catanzaro sarebbe partita molto forte. Come ribadisco il concetto, c'erano tante motivazioni, il cambio dell'allenatore sicuramente gli ha dato quella possibilità di arrivare in partita e impattare nell'immediato, cosa che ora hanno fatto benissimo. Di contro però noi credo siamo stati bravissimi a non demoralizzarci sotto di 16 punti, a riuscire a riprendere una partita e a portarla praticamente fuori casa agli ultimi tiri, alle ultime battute, dove ancora una volta, per la quarta volta, non siamo riusciti a essere lucidi forse sull'ultimo tiro o lucidi sugli ultimi tiri liberi. Dispiace, però sicuramente ancora un passo avanti, credo l'abbiamo dimostrato stasera di fare, l'abbiamo dimostrato come senso di responsabilità, vista l'assenza di giocatori importanti che per noi sono pedine fondamentali. Questo significa che deve darci sicuramente più sicurezza e più certezza e continuare ad andare avanti sapendo che questo campionato è aperto, ogni partita è aperta, ogni sfida. Marco Cucco, una vittoria soffertissima, insomma una gara stupenda, senza tregua da una parte e dall'altra, poi devo dire siete riusciti a prevalere meritatamente per come è andata la gara nel suo complesso. Sì, sicuramente è stata una partita molto molto bella, questo senza dubbio. È durissima, potevamo chiuderla prima sicuramente, però Reggio come al solito ha dimostrato di non mollare mai ed è ritornata sotto, addirittura ha rimesso anche la testa avanti. Noi siamo stati bravi a compattarci e a continuare a crederci, e devo dire la verità che abbiamo dimostrato anche un bel po' di carattere, perché non era facile, dopo essere andati avanti anche i 17 punti, trovarsi punto a punto negli ultimi minuti e poi vincerla. Quindi questo ci dà ancora di più fiducia, morale, siamo molto contenti. Diciamo che nei 2-3 minuti precedenti non eravamo stati lucidissimi, quindi fare delle scelte giuste l'ultimo minuto e mezzo ci ha aiutato, quindi questo è anche sintomo di grande maturità in questo momento. Guarda che sia anche un po' rinforzata. Quello sì, sicuramente la mano che ci sta dando Franco Gaetano è notevole da questo punto di vista, ma la verità è che ci siamo comunque un po' compattati, non è stato un periodo facile per noi, quindi da questo punto di vista
Volevamo ritornare in primis ad essere un po' più sereni, spensierati, e volevamo assolutamente tornare alla vittoria, quindi farlo in un derby è stato ancora più bello. Coach Motta, è stata una gara veramente stupenda, senza tregua, all'ultimo respiro, vissuta ambo le parti veramente con la giusta predisposizione. Prevale Catanzaro di pochissimo, ma la Viola è andata vicinissima ad un'autentica impresa rimonta, in quanto si trovava addirittura a meno 15 in una determinata fase della gara. Sì, innanzitutto facciamo i complimenti a Catanzaro, però fare i complimenti anche alla nostra squadra che, come hai detto tu, ha lottato fino alla fine e ha avuto per ben due volte la possibilità di portarsi in vantaggio negli ultimi secondi, prima con un tiro da sotto di Gobbato e poi con un tiro sempre da tre punti di Gobbato, poteva essere il canestro della vittoria. Comunque recuperare 15 punti, poi alla fine la fatica si è fatta sentire e Catanzaro è stata più lucida nei secondi finali per portare la partita a casa. Sì, partita importante, partita di cuore, con dedica ai nostri tifosi, abbiamo vinto dalle mura casalinghe, ce lo meritavamo per il lavoro che stiamo facendo, è la strada giusta oggi. È stata veramente una gara senza tregua, con continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, una gara bellissima peraltro. Sì, è stata una gara di squadra, una gara in cui tutti abbiamo messo il nostro mattoncino. A me dispiace che non ho potuto finire la partita, però oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra, che ognuno può dare il suo contributo e ci toglieremo grandi soddisfazioni da qui in avanti. Jan De Fall, una bella gara, un bellissimo derby, una gara veramente combattutissima, tiratissima, prevale Catanzaro di poco, ma voi siete andati vicinissimi alla missione rimonta, all'impresa. Sì, buonasera. Eh sì, una bella partita perché oggi Catanzaro hanno segnato tutti i tiri, non ti aspettiamo, oggi abbiamo difeso forte, ma loro non hanno sbagliato neanche due canestri, è strano, no? Non potevo. Abbiamo difeso forte, abbiamo giocato tutti e due bene, una bella partita. Senti, cosa vi è mancato? Magari nel momento in cui siete andati a meno 15, poi siete riusciti a rimontare, tu hai combattuto sotto canestro come sempre, forse un po' di lucidità finale è mancata? Eh sì, abbiamo sbagliato l'inizio perché quando tu parti sotto di 16, dopo dovresti stare duro, capito? Perché bisogna difendere con cane, è normale, l'ultima 3 minuti abbiamo un po' mollato. Catanzaro veramente ha giocato bene, oggi veramente ha giocato bene, complimento loro. Siete andati vicinissimi a completare una rimonta veramente incredibile, da meno 15 eravate rientrati in partita, cosa vi è mancato alla fine? Devo dire che voglio fare subito i complimenti a tutti i ragazzi perché siamo secondo me stati bravissimi, ci abbiamo messo grinta, ci abbiamo messo cuore, spero si sia visto, ci abbiamo messo tutti noi stessi e abbiamo fatto questa rimonta, alla fine magari un tiro libero sbagliato, un canestro sbagliato, però comunque abbiamo tirato per vincere, quindi non possiamo rammaricarci di niente, abbiamo giocato una buona partita secondo me. Assolutamente, dobbiamo partire dalla partita di oggi, da tutte le cose positive che abbiamo fatto vedere nell'ultimo tratto di partita, nel secondo tempo, anche con l'assenza di Giulio e di Luca, che sono due componenti importanti della nostra squadra, abbiamo dimostrato che possiamo dare filo da torcere a tutti, quindi da domani subito in palestra e testa alla prossima partita e dobbiamo ripartire sicuramente da questa sera.